Quello che dobbiamo fare, indipendentemente dai colori politici e dalle appartenenze, è restituire orgoglio al Paese. Restituire orgoglio all'Italia è l'unico modo per non andare in Europa a fare la figura di quelli che prendono soltanto i compiti da fare. La vicenda delle quattro banche poste in risoluzione lo scorso mese di novembre va analizzata in questo contesto. Le banche poste in risoluzione rappresentavano complessivamente l'1% dell'attività del sistema. Le ripercussioni del loro dissesto confermano come, anche nel caso di intermediari di piccole dimensioni, la perdita di fiducia da parte del pubblico possa propagarsi velocemente e rischiare di generare effetti sistemici di natura persistente. I risultati sono, da un certo punto di vista, incoraggianti perché, per esempio, i candidati al Comune di Roma risultano assolutamente a posto dal punto di vista penale. Sono più preoccupanti da un punto di vista più propriamente politico. Pensiamo soprattutto a quei comuni sciolti per mafia in alcune regioni del nostro paese, soprattutto quelle meridionali, dove si sono presentati solo liste civiche, che non sono certamente l'espressione di una riscossa della società nei confronti della politica, bensì uno strumento nel quale la politica si nasconde e magari apre attraverso il trasformismo anche il varco alle mafie. Di fronte a te. Stamattina una interessante iniziativa di un artista, Alexander, che copre le buche con pezzi di cartone dipinti, un po' come a dire quando il degrado diventa invece creatività, però è anche insomma diciamo un monito su una città che sembra, il cui manto stradale sembra stato bombardato da una pioggia di meteoriti. Siete pronti? Sì. Andiamo? Vai. Uno, due e vai! Ecco, adesso due. Grazie. Super grande le foto.